perché è bellissima, perché in momenti come questi si inizia veramente a apprezzare di più la creatività che hanno i colleghi. I miei colleghi hanno avuto tantissime bellissime idee in questo tempo e anche quella di investire su questi webinar. Chiaramente prima abbiamo fatto un'analisi sui rischi legali, oggi il tema sono rischi legali del management, dell'amministratore che risponde per rischi penali e rischi civili. Chiaramente il manager risponde per le azioni e omissioni proprie e chiaramente risponde per scelte fatte o non fatte, che poi si giudicano dopo un lasso di tempo o giuste o sbagliate. Per fortuna si può chiaramente attingere all'esperienza o magari anche a quello che dicono libri o anche consulenti per gestire situazioni. Ma il contesto attuale del Covid è un contesto che non è descritto in nessun libro di economia. Nessun libro di economia può dirci quali azioni sono le giuste da prendere in questo contesto, perché è, come indicato, il famoso cigno nero che capita quasi mai o raramente, ma se capita, chiaramente le scelte dipendono anche da quello che ti può rispondere semplicemente fortuna. Oggi andiamo di fatti a vedere quali possono essere le conseguenze per scelte fatte dagli imprenditori. Da un lato c'è chi ha chiuso, anche se doveva, per non rischiare niente. Qualcun altro ha detto lascio aperto perché chiaramente fornisco anche un servizio essenziale, è un termine molto importante, essenziale alla collettività. E lì la domanda che ci siamo fatti è quella: un'azienda che fornisce un servizio essenziale, se poi capita un qualcosa che potrebbe essere visto come una violazione di una legge, e quindi potrebbe anche manifestarsi come un reato penale o anche come elemento per far sì che un terzo possa chiedere danni per i difetti che questa scelta ha avuto. È esente da ogni responsabilità o rischia di rispondere dopo anche penalmente o civilmente? Questo è il tema volevo dire, workshop del webinar odierno, al quale ringrazio Dottor Marelli che ci si occupa della parte tecnica e anche di coordinare dopo anche domande, e grazie anche a Mario che è un amico da quasi 20 anni che ci accompagna in tutti questi eventi che facciamo per sensibilizzare i broker e le aziende sui rischi legali, e lascerei la parola a Dottor Marelli, grazie. Va bene, grazie. Prima di passare la parola all'avvocato Dusi, volevo chiedervi di scrivere nella chat le varie domande che vi vengono. Nella chat è quell'iconcina che avete al centro dello schermo, dovreste avercela tutti con proprio l'immagine di una vignetta. Vi chiedo di inviarle, man mano che arrivano io le guarderò e poi durante i momenti di dedicati proprio alle risposte che l'avvocato Dusi farà tra un intervento e l'altro, le sottoporrò direttamente io. Per il resto, per qualsiasi problema tecnico, scrivetemi eventualmente, se vi contatterò direttamente o io, comunque vi faccio contattare da uno dei nostri collaboratori per cercare di risolverlo proprio live. Detto questo, direi che non ho altro da aggiungere, lascio la parola a Mario, avvocato Dusi, in modo che possiamo iniziare questa oretta e mezza formativa. Grazie, grazie mille a voi, mi auguro mi sentirete tutti bene, bentornato a chi ha già partecipato al primo evento di Roland, che è stato sicuramente interessante e ha portato a alcuni contatti, insomma qualcuno dei broker si è fatto vivo con noi per approfondire qualche tema, cosa che io dico sempre, fatelo ben volentieri, là dove possiamo esservi d'aiuto cercheremo di continuare a farlo e un benvenuto a chi si collega oggi invece per la prima volta. Il tema è difficile, difficile perché parlare oggi di quali rischi possono esserci immediati o successivi in base a questo dannatissimo coronavirus che mi auguro abbia risparmiato tutti voi e le vostre famiglie, non è facile. Volevo fare una piccola premessa, non vorrei passare assolutamente come tuttologo perché non lo sono. Nell'organizzare questi eventi, così come i vari workshop che negli anni abbiamo fatto con Roland, ovviamente non lavoro da solo, tutto il team di Dusi Law, a seconda della specializzazione,
a un settore per l'attività, per quello che vi dirò oggi, e voglio ringraziare i colleghi, i vari colleghi, tra cui Fabrizio Angella, Serena Cappello, Laura Basso e Chiara Magalini. Vedrete i vari temi, ognuno di loro ha un settore e sono specializzati in queste materie. Già l'altro giorno, l'altra settimana, quando abbiamo iniziato a parlare di Covid, abbiamo visto che un tema determinante sono le leggi, tutte queste norme che sono state promulgate. È un numero enorme. Se qualcuno di voi ha visto il Corriere della Sera del 27 di marzo, ha notato un articolo enorme, un articolo molto, molto, molto grande, molto ampio, che trattava aveva fatto una breve analisi delle norme che fino ad allora erano state messe, e già allora si parlava di 123.000 parole, quindi l'equivalente di circa 13 costituzioni. Se contiamo che dal 27 marzo ad oggi si sono aggiunte una serie di altre norme, tra cui, ve lo segnalo, la circolare 8E dell'Agenzia delle Entrate, che risponde a circa 58 quesiti in un totale di 76 pagine legati a quelle che è stata la promulgazione del decreto legge 18-2020. E tratta una marea di argomenti che anche oggi in parte toccheremo, ma tutti quelli che hanno evidentemente a che fare con la fattispecie del Covid. Questo per dire che cosa? Per dire che oggi trattiamo di un argomento un po' in evoluzione che parte da un presupposto necessario. La legge, voi sapete benissimo, non può scusare l'ignoranza. Assolutamente. Quindi il primo, come dire, spunto che mi viene da proporre a tutti voi è cerchiamo di stare tutti molto attenti a quello che viene scritto, emesso, promulgato, eccetera, per poter essere d'aiuto ai nostri clienti, diciamo, alle aziende, agli imprenditori in generale. Proprio perché non sempre si riesce a stare, come dire, al passo di tutta questa enorme massa di legislazione, al netto del fatto, mi permetto di ripeterlo anche se l'ho detto settimana scorsa, che ad oggi tutti i provvedimenti più importanti sono stati colti scegliendo come metodo legislativo il decreto legge, che come sappiamo è un provvedimento che deve essere confermato entro 60 giorni dal Parlamento. Quindi noi stiamo eseguendo e diamo consigli e noi stessi stiamo attenti a tutto quello che viene previsto dalle norme che ad oggi sono in vigore, ma non è detto che fra ormai meno di 60 giorni queste norme saranno ancora in vigore, perché il Parlamento potrebbe stravolgerle o addirittura completamente bocciarle. Allora, parliamo di amministratori e dei loro rischi. Beh, allora, il primo aspetto, il primo focus che volevo fare è sui fatti generali. Cosa deve sapere l'amministratore? Allora, innanzitutto mi permetto di dire, voi sapete che noi avvocati abbiamo come, tra virgolette, come contropartita i commercialisti. I commercialisti in questo periodo sono stracolmi di rogne perché si impegnano sostanzialmente nel cercare di aiutare le aziende nella cassa integrazione guadagni e nell'ottenere la cassa integrazione guadagni, ma non hanno il tempo di seguire tutto il resto. Ecco, su questo magari potreste essere molto utili voi. Allora, diamo due o tre spunti proprio generali per inquadrare la vicenda. Ad oggi un amministratore di azienda deve assolutamente sapere che il bilancio può essere approvato entro il 28 di giugno, quindi ha un lasso di tempo un pochettino più lungo. Perché dico questo? Perché non deve diventare pazzo a correre e organizzare assemblee di bilancio che notoriamente sono difficili in questo periodo, anche perché nuovamente l'amministratore deve sapere che anche in deroga alle disposizioni statutarie, oggi le assemblee di bilancio si possono tenere online per via elettronica o per corrispondenza. Voi direte, beh, basilare, non è detto perché non tutti magari lo sanno alla perfezione. Ad esempio, mi è capitato un caso di una SAS, quindi Società in Accomandita Semplice, in cui è venuto recentemente, proprio per Covid, a mancare il socio accomandatario, quindi l'amministratore. Ed è da un po' che nessuno si preoccupa del fatto che quella società è, tra virgolette, decapitata, cioè non ha un soggetto che può deliberare in ordine alle scelte dell'azienda. E non tutti si rendono conto, in questo caso i soci accomandanti, che dovranno sostituire questo socio. Perché evidentemente sono coinvolti in altri aspetti, anche umani, però è un dato di fatto, anche questo è un tema importante. Nell'ambito dei bilanci di cui abbiamo parlato poc'anzi,
Qual è il tema in questo momento con Covid? È che l'epidemia in sé non può assolutamente in questo momento avere un impatto determinante sul bilancio 2019. Covid nasce, fra virgolette, anche legislativamente nel gennaio, quindi non si possono assolutamente, come dire, non si può assolutamente usufruire di questo impatto Covid per rettificare valori dell'attivo, coprire rischi magari anche un po' generici o effettuare accantonamenti per oneri o perdite nel bilancio 2019. Difficile da seguire come concetto, ma attenzione perché l'amministratore che dovesse fare una cosa del genere si renderebbe, come dire, imputabile di quello che è un falso in bilancio. O ancora, per converso invece, è corretto che l'amministratore, nel momento in cui va a chiudere il bilancio 2019, guardando i numeri, se dovesse avere degli utili, ebbene sì che può, anzi deve, già valutare quello che è il concetto di tenere all'interno dell'azienda gli utili, invece che distribuirli ai soci, per avere un cuscino di sicurezza, perché nel futuro non sappiamo cosa succederà nel nostro mercato, non solo italiano, ma globale. Quindi questo è un tema importante. Il bilancio in sé non è una cosa da sottovalutare. Addirittura vi è un altro concetto che è quello della continuità aziendale. Voi sapete che ci sono dei principi nel codice civile della redazione per la redazione del bilancio, che uno di questi si chiama going concern, che sostanzialmente vuol dire che nel bilancio bisogna che l'amministratore valuti la capacità di produzione di reddito della propria azienda nell'arco temporale dei successivi 12 mesi. E dare a questo riguardo un indicatore nel bilancio. Se questo non viene fatto o viene tralasciato, viene addirittura come dire, non tenuto in considerazione, anche qui abbiamo dei grossi problemi. Qui però va detto che il tema in sé è un po' mitigato perché sappiamo tutti che era prevista l'applicazione del famoso nuovo codice della crisi d'impresa. Che aveva dettato che sarebbe dovuto entrare in vigore a metà di agosto di quest'anno e che fra le norme previste vi era quella della necessità di comunicare da parte dell'organo amministrativo la eventuali discostamenti e impossibilità dell'azienda o rischi dell'azienda di andare avanti nell'anno successivo a lavorare, addirittura con una comunicazione da fare ad un organismo di vigilanza. Ecco che questa norma, appena iniziato il periodo Covid, per fortuna il nostro legislatore si è reso conto e ha detto no, va bene, questa la rinviamo al 15 febbraio del 2021. Questo però per dire che vi sono dei concetti principali, direi quasi da presupposto nell'attività, in cui comunque l'amministratore deve iniziare a capire, comprendere come il Covid-19 va ad impattare sull'azienda, sapendo in quali aspetti, per esempio, il bilancio può cambiare, quali non, quali aspetti del futuro su quali deve intervenire, su quali non. Quindi, questo è un primo tema che dovrà far molto pensare gli amministratori delle aziende in chiusura di bilancio, abbiamo detto entro praticamente la fine di giugno, chiusura di bilancio 2019, per evitare di sentirsi prima o poi dire dai soci, per esempio, caro amministratore, che scelte, che cosa ci hai proposto, voi sapete benissimo nell'approvazione del bilancio, di fatto è il Consiglio di amministrazione, quindi che de decide, propone, come poi è chiaro che sono i soci ad approvare, però ci può anche essere che la valutazione e le considerazioni fatte dall'amministratore o dal CDA in sé non siano ben fatte e possano dare in futuro come dire, adito ad una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore perché non ha validamente e seriamente tenuto in considerazione questi aspetti. Fin qui i concetti generali. Se qualcuno ha già delle domande, se no facciamo qui sarebbe prevista la prima pausa. Matteo, dimmi tu come vogliamo No, procedere. però andiamo avanti. Benissimo. Allora, entriamo più nel vivo della vicenda. Impatto nudo e crudo di Covid sull'attività di tutti i giorni. Bene. Primissimo concetto, lo abbiamo detto, ridetto spessissimo in vari workshop di Roland, applicazione dell'articolo 2087 del codice civile. Sappiamo benissimo che il datore di lavoro, quindi
se vogliamo l'amministratore, deve adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Allora la prima domanda è: benissimo, ma l'integrità fisica entro che termini deve trovare applicazione la tutela? E qua potete già fare una specie di, se volete, tenervi una specie di elenco da poter sottoporre ai vostri imprenditori dicendo: attenzione, caro mio, prima di tutto, hai fatto attività o peggio, hai omesso di fare attività di prevenzione? Prevenzione intesa come la classica prevenzione che in tante aziende, ma non pensate che sia stato fatto in tutte le aziende, è quella legata alla sicurezza, cioè i classici, cartelli con su scritto che ci si deve lavare le mani, che non ci si deve toccare il viso, che si deve starnutire in un certo modo, che non si deve tossire, che si deve stare a casa se si ha febbre e così via. Alcune aziende hanno o cercato di far svolgere questa attività dai vari responsabili della sicurezza senza intervenire immediatamente. Questo è un tema di feeling, se vogliamo, di rapporto fra imprenditore e lavoratore, però è necessario che il datore sappia quali sono gli aspetti. Il secondo punto è quello della formazione. Ogni tanto noi ci dimentichiamo che insieme a quello che può essere semplicemente un cartello, potrebbe essere, anzi è necessario, svolgere anche un'attività formativa vera e propria. Quindi prendere i lavoratori e spiegare materialmente cosa devono fare e cosa non devono fare. Questo perché? Perché bisogna evitare che in futuro qualcuno che ipoteticamente può anche ammalarsi di questa maledetta malattia possa contestare all'imprenditore di non aver fatto assolutamente formazione, sempre in relazione al 2087 del codice civile. Ovviamente il potere dell'imprenditore giunge fino al fatto di poter imporre l'osservanza delle norme di igiene. Quindi non è un'attività solamente passiva, nel senso che non vi è controllo, vi deve essere anche il controllo, vi deve essere assolutamente il controllo di situazioni a rischio, e per questo si può parlare con i dipendenti. Qui poi intervengono tutta una serie di misure legate alla privacy di cui vi dirò dopo. Però certamente è obbligo dell'imprenditore anche considerare questi aspetti, cioè imporre al classico dipendente, così come sappiamo nei casi normali di sicurezza nei luoghi di lavoro, quando è necessario mettere elmetti, scarpe particolari, guanti, eccetera, e il dipendente non lo fa, esattamente in pari misura l'imprenditore può, il datore di lavoro può in questo momento imporre al dipendente il fatto di mantenere le distanze, mettere le mascherine e così via. Adottare misure contro situazioni a rischio, quindi principalmente incominciare a ragionare sul fatto di come disporre i dipendenti, come riorganizzare. Voi sapete che negli ultimi anni è diventato particolarmente di moda l'open office con l'open space, con un sacco di 4, 5, 6 persone nel giro di pochi metri quadri. Ecco, quello è sicuramente un tema da dover riorganizzare completamente e quindi dover intervenire in questi termini. Ovviamente vi è una specifica indicazione del fatto che il datore di lavoro deve astenersi dal richiedere ai lavoratori di svolgere o riprendere attività in situazioni di rischio. Questa è la parte puramente civilistica legata all'articolo 2087. È ovvio che nel momento esatto in cui questo aspetto, ahimè, diventa difficile e addirittura porta a malattie o addirittura alla morte ipotetica di un dipendente, nasce subito con l'idea che il datore di lavoro possa essere sottoposto in futuro ad un procedimento penale per lesioni personali gravi o gravissime o addirittura per omicidio colposo. E questo è il passaggio dalla parte puramente civilistica a quella penalistica. Matteo, mi dicevi che ci sono delle domande? Non ti sento. Ok, c'erano due domande che erano arrivate quando poi avevo detto possiamo proseguire perché non erano ancora arrivate. La prima era un partecipante che ha detto che non ha capito bene sul fatto della necessità dell'amministratore di valutare la non distribuzione utile del 2019. È un suo compito o dovrebbe comunicarlo all'assemblea dei soci?
Beh, allora l'incarico che viene conferito all'amministratore è quello di amministrare al meglio l'azienda, seguendo quello che sono le norme, seguendo quello che è la buona prassi, seguendo quello che è il mercato. È l'amministratore che propone ai soci, evidentemente, di non distribuire il dividendo, oppure, in ultima analisi, se fosse invece la sua proposta quella di distribuire, è chiaro che l'Assemblea può anche cambiare idea rispetto a quella che è la proposta. Però diciamo che la responsabilità principale è quella. Se l'amministratore, per esempio, non spiega in modo chiaro, preciso, con esempi, con elementi, ai soci che magari stanno all'estero, magari stanno in un paese dove il Covid non ha avuto un impatto così importante, e dice: sì, beh, c'è il Covid, stiamo attenti, eccetera, comunque abbiamo qua 200.000 euro di aiuti, distribuiamo ai soci, probabilmente il socio dice: va bene, me li porto a casa, sono ben contento. Ma la responsabilità di proporre questa decisione è in capo all'amministratore. Ok, l'altra domanda invece era se la going concern è d'obbligo sul bilancio 2019. Sì. Ok, Assolutamente risposta? sì. Perfetto, benissimo. Ok, allora Assolutamente possiamo nel frattempo proseguire. sì. Ok, allora abbiamo un secondo passaggio. Per ora vi ho parlato del 2087, adesso entriamo in quella che è una norma. Scusa Mario, era arrivata un'altra domanda nel mentre, vi interrompo subito. Era questa cosa qui, era aspetta che sono andate in su. Chiedono la difficoltà di reperire dispositivi sanitari, è un esimente. No, assolutamente no. A meno, scusate, faccio un passo indietro rispetto a quello che vi ho già detto all'inizio. Siamo qua a discutere su eventuali fattispecie che si potrebbero concretizzare e tutto quello che mi chiedete, io ben volentieri risponderò, vi darò sempre la mia opinione personale, in base a quella che è la mia esperienza, ahimè, ormai da 31 anni di attività. Quello che dirà poi la giurisprudenza non abbiamo più pallida idea, anzi. Attenzione, mi anticipo, non solo quello che dirà la giurisprudenza, quindi le sentenze che ci saranno a seguito di processi che verranno tenuti in queste situazioni, ma ci aspettiamo da qua alla fine, speriamo presto, di questa maledetta situazione che il nostro Parlamento emetta tutta una serie di norme che vadano a tutelare alcuni soggetti e quindi che addirittura tolgano, sfilino di sotto alle parti che hanno subito dei danni la possibilità di richiedere i medesimi perché per legge non potranno essere richiesti e dopo ne parleremo. Però questo aspetto è già stato valutato in una situazione che abbiamo avuto anche noi come studio e tra il dire non ci sono dispositivi sanitari, tanto per capirci le mascherine, e dire continuiamo a lavorare, prevale la tutela dei dipendenti e quindi o ve ne siete a casa o diminuiamo il numero di dipendenti o creiamo delle mascherine fatte così un po' alla buona come alcune aziende hanno fatto per avere almeno quella tutela. Tanto che, come tutti sapete, non so quanti dei partecipanti sono della Lombardia e quanti non, sapete che l'altro giorno la Regione Lombardia ha emesso un proprio provvedimento in cui ha detto dovete uscire tutti con le mascherine o se non avete le mascherine mettetevi almeno le sciarpe. Quindi sanno benissimo che non c'è, come dire, che c'è penuria di dispositivi sanitari. Anzi, vi dico in più che addirittura hanno cominciato a rubare i tir delle mascherine che stanno arrivando. Questo è successo, mi è stato detto oggi dai miei farmacisti. Quindi si sa benissimo che ci sono queste problematiche. Ma deve prevalere in questo momento l'articolo, se non ricordo male, 32 della Costituzione, cioè il diritto alla salute. Ok, poi c'era un'altra domanda, sempre comunque riferita anche alle protezioni. Chiedono se mascherine, termoscanner e vari, diciamo, sistemi di protezione li deve fornire il datore di lavoro. Allora, in teoria sì, nel senso che il datore di lavoro, allora, il datore di lavoro deve fare di tutto per, abbiamo visto prima, il 87 e adesso ancora vedremo il decreto legislativo 81-2008, deve cercare di fare di tutto per trovare questi sistemi. Ora, sul termoscanner poi apriamo una piccola parentesi. Perché c'è tutto il tema anche lì della privacy, quindi sul termoscanner che uno faccia lo scanner a tutti i propri dipendenti, la vedo difficile.
Detto questo, sì, allo stato è così, ci sono aziende che hanno ricevuto visite da parte della Guardia di Finanza. Dettate anche dal fatto che non rientravano in un certo elenco, che è la famosa lista Ateco, e quindi si sono sentiti dire: guardi, qui questi non, i vostri dipendenti non hanno i presidi di sicurezza, non hanno i presidi sanitari, non hanno, non sono in una situazione in cui possono continuare a lavorare in maniera serena, quindi lasciate perdere, e hanno chiuso. Ok, poi abbiamo un altro quesito che era: in ordine alla responsabilità dell'esponente aziendale, il solo assolvimento delle numerose normative promulgate in questo periodo sono esimenti dalla responsabilità in caso di richiesta di risarcimento da malattia Covid? No, scusami, non ho sentito bene l'inizio della domanda. Allora, in ordine alla responsabilità dell'esponente aziendale, il solo assolvimento delle numerose normative promulgate in questo periodo sono esimenti della responsabilità in caso di richiesta di risarcimento da malattia Covid? Beh, allora, si apre una voragine. A, cosa vuol dire esimente? B, cosa vuol dire assolvimento? C, cosa vuol dire è della singola fattispecie di quello che è stato fatto. Se c'è, come dire, se c'è effettivamente un datore di lavoro che in maniera molto precisa ha rispettato tutte le norme e riesce a dimostrarlo, beh, è chiaro che quella è una buona difesa, dipende poi da che tipo di accusa gli fanno. Chiamiamola in maniera atecnica esimente. Certo, se adempie tutto quello che il governo ha detto, sì, è un esimente, punto, anche perché bisogna vedere mille cose. Qui interviene un altro aspetto di cui volevo parlarvi dopo, che è il nesso di causalità. Ma allora magari prima di entrare in queste varie domande, vediamo un attimo due aspetti che sono un pochettino più importanti, che sono questi. Ce ne sono ancora due, poi però penso che a queste risponderemo dopo perché sono simili. Una è come possiamo tener conto di patologie croniche nel contesto del Covid. Dette patologie potrebbero essere decisive sulla salute del dipendente, quindi immagino sia riferito al fatto se un dipendente sia male in ambito lavorativo, se si tratta di infortunio, ma questo immagino che ne parleremo dopo anche in funzione di quello che ha detto Certo. il decreto del 18 marzo. E poi mi fanno un'altra domanda, chiedono se è corretto dire che la videoconferenza, anche se non prevista da statuto, è valida in regimi di legge speciale. Sì, punto, Ok, perfetto. risolto. Dicevo, il secondo passaggio, aspettate un attimo magari sulle domande, perché qui entriamo nell'aspetto ancora più approfondito. Ribadisco, ho parlato di concetti generali del 2087. Di fianco al 2087 vi è una norma che tutti noi conosciamo, che è il decreto legislativo 81-2008, che ha il titolo decimo, sancisce tutta una serie di obblighi per il datore di lavoro che includono la valutazione del rischio, l'adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali, le misure igieniche di emergenza, l'informazione e la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria per gli eventi accidentali, nonché i casi di malattia e decesso. Allora, nella valutazione del rischio rientra, e questo è stato affermato recentemente in maniera molto chiara, pacificamente il rischio da agenti biologici. Quindi bisogna assolutamente che il datore di lavoro abbia, se viene già aiutato da qualcuno per quanto riguarda la sicurezza in generale, abbia un feedback e riesca a parlare con i propri consulenti per trattare questo argomento. Ma qual è l'immediato aspetto che comporta questa novità? Abbiamo un fatto nuovo, il Covid. Abbiamo un agente biologico, quindi un rischio che impatta fortemente su quella che è l'attività delle aziende. Cos'è la prima cosa che deve fare un datore di lavoro? Anche se dovesse ipoteticamente chiudere l'azienda, la prima cosa che deve fare è aggiornare il DVR, ok? Il documento di valutazione dei rischi. Questo è determinante. Perché, giusto per capirci, le sanzioni previste, a proposito di appunto rischio e responsabilità, le sanzioni previste, in base quindi all'81-2008 e quindi il mancato aggiornamento del DVR, comportano
Il punto primo delle sanzioni dice omessa valutazione dei rischi e omessa redazione del DVR, che vuol dire anche omesso adattamento del DVR, l'arresto da 3 a 6 mesi e un'ammenda da circa 3.000 fino a circa 8.000 euro. Capite che non è poca cosa. Quindi oggi tutti si preoccupano di continuare a lavorare, mettere i datori, i dipendenti in una situazione possibilmente non a rischio, fare tutta una serie di cose, ma non ragionano sul fatto che esiste un documento che in azienda ci deve essere, che deve essere assolutamente aggiornato. E allora quali sono i reati specifici previsti dall'81-2008? Ve ne cito solo alcuni. Uno è l'articolo 282, in cui qualora l'imprenditore abbia omesso di effettuare la valutazione del rischio derivante dall'esposizione, come vi dicevo prima, arriva anche presenti negli agenti biologici, anche presenti nell'ambiente, dai 3 ai 6 mesi. Quello in cui l'imprenditore abbia omesso di informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare, anche qui arresto da 2 a 4 mesi, ammenda fino a circa 5.000 euro. Il caso in cui l'imprenditore abbia omesso di fornire ai lavoratori i necessari idonei dispositivi di protezione individuale, nonché ove il predetto abbia omesso di nominare il medico competente, eccetera, 2 a 4 mesi, anche qui un'ammenda che arriva fino a circa 6.700 euro. Quindi vedete che in questo tipo di norma, ancora più specifica, tutti questi concetti che abbiamo prima visto in maniera generale diventano ancora più specifici e hanno delle previsioni di sanzioni ancora più specifiche. Ecco che l'imprenditore deve assolutamente conoscere questo aspetto. Vi faccio un esempio. Sappiamo benissimo tutti che se un imprenditore dà al proprio commercialista da predisporre il bilancio, poi lui banalmente mette una firma sotto i numeri, viene depositato e viene fuori che invece c'è un falso in bilancio, non ne risponde il commercialista nei confronti dello Stato, o almeno non esclusivamente, no? Questo è un altro aspetto, ma sappiamo che ne risponde l'azienda, cioè l'imprenditore. Lo stesso concetto vale per il Covid. Caro imprenditore, dovete voi andare a sentire e contattare tutti i vostri imprenditori dicendogli: ma avete le idee chiare su quali e quanti rischi correte? Dovete conoscere tutti questi aspetti, sono determinanti, se no rischiate. E questo per quanto riguarda l'81. Vi ho menzionato prima il codice Ateco. Allora, voi sapete che sono stati a un certo punto, quando si è stato deciso il lockdown completo delle aziende, giustamente ci si è posti la domanda, il governo si è posto la domanda, ma chi deve continuare a lavorare? E quindi le due filiere principali, cioè quelle legate al cibo e quelle legate alla salute e sanità, hanno continuato a lavorare. Ma ci sono oggigiorno tutte le aziende hanno tutta una serie di subfornitori. E quindi a un certo punto è stato fatto un primissimo elenco, il famoso codice Ateco, dei codici che potevano continuare a lavorare. E dopo uno successivo in cui si è ancora più stretta come dire, il gioco per quelle aziende che non potevano lavorare perché per legge si riteneva che non facessero parte di questo lungo elenco. Ci è capitato un caso del genere appunto circa 7-8 giorni fa, abbiamo valutato la situazione, vi è la possibilità delle aziende di chiedere al prefetto, dichiarare al prefetto: guarda che noi facciamo questa attività, ti dico per chi la facciamo, per quale settore, che cosa vendiamo, eccetera, per avere una sorta di non di ok perché il prefetto non risponde, ma semmai il prefetto fa una verifica per poi poter decidere se chiudere o meno l'azienda. Ma qual è il reato che si potrebbe ipotizzare se l'imprenditore decidesse di andare avanti nonostante l'azienda fosse palesemente fuori di questi codici Ateco? L'articolo 650 del codice penale, cioè quello che prevede che chi non osserva un provvedimento legislativo dato dall'autorità per qualsiasi ragione, soprattutto di ordine pubblico, può, se il fatto non costituisce più grave reato, questo è un classico delle norme penali, essere punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a pochi euro per ora, 200 e passa euro. Ma questo per dirvi che questa è un'ulteriore ipotesi di rischio e responsabilità, e questa palesemente penale da parte dei datori di lavoro. Due sono gli aspetti che voglio ancora sottolinearvi per quanto riguarda questo blocco di intervento. Quello che vi anticipavo prima, quello legato al mancato rispetto della data protection con i lavoratori.
Ora, io non sono assolutamente un fan della data protection, chi mi conosce lo sa perfettamente. Però è un dato di fatto che nelle primissime giornate, settimane di Covid, giustamente molti imprenditori, per cercare di mantenere aperta l'impresa e per avere un maggiore controllo e forse anche per salvaguardare i propri dipendenti, andavano appunto con il termoscanner, come dalla domanda precedente, a verificare i dipendenti. Questo non si può fare. Non si può, sì, fine. Allora, si può fare, come dire, non così tout court. Bisogna per forza avere, allora, io suggerisco anche preventivamente un accordo con qualche rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda, tanto per iniziare. Ma soprattutto bisogna fornire l'adeguata, la specifica informativa ai sensi del GDPR, indicando la finalità del trattamento, la base giuridica, il termine di conservazione dei dati. Applicare tutte le misure di sicurezza organizzative tecniche, quindi la designazione dell'incaricato che poi deve fare questa verifica, l'istruzione, la formazione degli incaricati, la cifratura, la pseudonimizzazione dei nominativi, la minimizzazione dei dati, tutti quegli aspetti che ai termini della normativa italiana sulla privacy e del GDPR, che tutti voi sapete sono, come dire, binari in questo momento. Devono intervenire assolutamente per evitare che qualcuno, dopo tutto questo caos, alzi la mano e dica: ma tu hai trattato i miei dati senza aver rispettato tutte le leggi sulla privacy. Quindi, assolutamente si sconsiglia di fare, non so, predisporre questionari, dichiarazioni, autocertificazioni, dimenticatevele. E soprattutto bisogna, in prima battuta, già scrivere in grassetto subito, qualora si dovesse svolgere questa attività, quando i dati verranno distrutti e indicare esattamente come dire, anche un soggetto responsabile all'interno dell'azienda per tutte queste attività. Tutto questo è assolutamente necessario perché in mancanza corriamo questo grosso rischio che la privacy abbia una importante prevalenza rispetto di, come dire, rispetto a quello che è la norma esistente. Vi è stata una grossa diatriba su questi aspetti, il garante per la privacy è rimasto molto fermo sulle sue posizioni, ad oggi la norma esiste, non sappiamo se questo verrà un po' mitigato o meno nel futuro con qualche articolo di qualche nuovo decreto legge o meglio legge. Però è un dato di fatto che questo aspetto è determinante. All'inizio si è detto: benissimo, facciamo una cosa molto semplice. Il datore di lavoro prende e va e chiede al medico aziendale di intervenire. Il che evidentemente è un po' difficile, visto che i medici aziendali ce ne sono uno per ogni almeno centinaia di aziende. Voglio vedere come tutti i giorni questo povero Cristo avrebbe potuto andare dappertutto a provare la febbre per non fornire i dati. In questo momento diciamo che se anche il dipendente dovesse dare un proprio ok, dovrebbe, secondo noi, questo abbiamo consigliato, comunque sottoscrivere un'importante liberatoria che prevede tutti gli aspetti che vi ho menzionato prima, in maniera tale da poter, come dire, alleviare il rischio e responsabilità da parte del datore di lavoro sulla privacy. Scusate, al netto di due aspetti importantissimi, che sono quelli che io ripeto sempre, e cioè, uno, per quanto riguarda la 81 e quindi la sicurezza nei luoghi di lavoro, è assolutamente necessario che ogni azienda abbia al proprio interno un unico amministratore, possibilmente un unico amministratore che si occupa di questa specifica materia, perché se se ne occupa tutto il consiglio di amministrazione e dovesse venire fuori un'ipotesi di omicidio colposo, è chiaro che tutto il consiglio di amministrazione verrebbe sottoposto ad un'indagine. Se invece tutto questo è esclusivamente legato ad un'unica persona, sappiamo che, fra virgolette, rischia una sola. Che non è un bel vantaggio per chi rischia, ma dal punto di vista dell'organizzazione dell'azienda, dell'attività aziendale che può proseguire, è evidentemente un qualche cosa di maggiormente utile. Stesso ragionamento, secondo me, si deve fare per la privacy. Avere dei soggetti responsabili che conoscono la materia, che continuamente affrontano la materia e che si fanno carico di questa responsabilità qualora dovesse evidentemente
prima o poi ricevere da qualcuno una richiesta risarcitoria in questi termini. Questi sono un po' i capisaldi, avete visto che pian piano cominciamo a notare quali e quante sono le tematiche. Ora è importante che le grandi aziende, per esempio, anche questo è un caso che ci è capitato di nuovo una decina di giorni fa, un ruolo importante comunque lo giocano i sindacati. Che dopo tanti anni trovano giustamente la ribalta per la tutela dei dipendenti, che devono però ovviamente anche ragionare su un minimo di disponibilità a favore dell'azienda. Però in certi casi abbiamo visto aziende che hanno dovuto chiudere perché i sindacati si mettevano di traverso proprio perché non c'erano i presidi di sicurezza, non c'era la possibilità proprio di lavorare alle distanze corrette e quindi hanno chiesto all'azienda di chiudere, in mancanza avrebbero fatto sciopero e quindi l'azienda si è vista costretta a chiudere, ha ottenuto qualcosina sul tema famoso invece della modalità con la quale i dipendenti stanno a casa, cioè le famose ferie forzate, i permessi, eccetera, ma lì i sindacati in quel caso che abbiamo avuto si sono veramente messi di traverso. Allora, Mario, abbiamo alcune domande e alcune richieste anche di precisazioni. Non è né birra né grappa, è acqua, eh. Di cui di una ti avevo anche scritto nella chat mentre stavi parlando. Praticamente mi dicevano che in merito alla questione privacy, se la misura della temperatura non è volta di fatto diciamo, non raccolgo i dati che vedo, lo posso fare ai miei dipendenti. Questo era un po' il senso. E che comunque il datore di lavoro ha l'autorizzazione al trattamento dei dati dei dipendenti. Questo era anche il secondo aspetto. Mi facevano anche l'esempio di Esselunga, che misura la temperatura dei dipendenti, non fa la raccolta dati e comunque se la fa e invece raccoglierli, il datore di lavoro ha l'autorizzazione dei dipendenti. Mi dicono di avere un parere anche al No, riguardo. se, allora sì, ma sono fermamente convinto che ci possano essere delle soluzioni anche di questo tipo. Ho semplicemente sottolineato quelli che sono dal nostro punto di vista gli aspetti legati ai rischi che ci sono in questi casi. A parte il fatto che abbiamo una situazione, cioè, se stiamo parlando di Esselunga, stiamo parlando di un'attività che è assolutamente necessaria e che dunque deve cercare comunque di rimanere aperta e fornire il più possibile tutta la clientela. Sono convinto che il fatto di non tenere assolutamente i dati possa essere utile. Tra il non tenere i dati assolutamente, quindi arriva il signor Pinco Pallo e Pino, che è incaricato quella mattina di controllare le temperature di tutti, gli mette il termoscanner e dice: "Oh Gino, buongiorno, come va? Perfetto, a casa tutto bene, bene. Ah, oggi non hai febbre, ciao." E non segna niente. E un tizio che viene nominato apposta rappresentante che ottiene tutti i giorni un foglio con cui tiene la liberatoria dopo aver fatto la dovuta formazione dicendo: "Guardate che se non state bene dovete stare a casa, quando avete 37,5 di febbre chiamate il vostro medico, eccetera, eccetera, eccetera." La scelta lì fra il non scrivere niente e sperare che nessuno dica niente perché comunque lavorano e quindi guadagnano, oppure quello che scrive fin di più per avere una traccia in un eventuale successivo processo per dire: "Guarda che io ho fatto tutto quello che devo fare, ho fatto una informativa specifica, ho detto le finalità, ti ho detto quali sono le misure di sicurezza, ti ho detto che li distruggevo di qua, di là, di su, di giù", e allora abbiamo già un elemento di prova. Se stiamo ragionando su tutta una serie di elementi legati a rischi e responsabilità, voi sapete tutti che io dico sempre: il primo tema è benissimo, ma se io mi comporto bene, poi come riesco a dimostrarlo? Quindi anche il tema della prova è un qualche cosa di importante. Però certamente ci può stare. Ok, poi hanno chiesto se non si dovrebbe pronunciare il garante su quello che hai detto, ma hai risposto mentre qualcuno faceva direttamente la domanda, quindi a questo punto, perché il garante comunque si dovrà pronunciare. Poi mi chiedono se si mette a disposizione il termoscanner per uso autonomo di singola persona prima di accedere, per avere certezza che non entri con una temperatura superiore a 37,5. È fattibile? Sì, può essere una buona soluzione.
Però uno arriva, deve infilare i guanti, è arrivato fin lì, si misura la febbre, poi vede che ha 38,5, gira i tacchi e se ne va via. In teoria, questo, i dipendenti, ecco, scusatemi, questo è un aspetto importante. Quando io dicevo prima del fatto che il datore di lavoro deve intervenire anche imponendo le misure di sicurezza, intendo anche che l'aspetto importante della formazione, che è sempre in capo al datore di lavoro, è anche quello legato al fatto che si debba spiegare in maniera molto chiara ai dipendenti che sostanzialmente la mattina quando si svegliano, prima di fare colazione, la febbre sta dando un po' al lavoro, per essere coscienziosi e per non portare in giro questo maledetto virus. Non solo sulle metropolitane, sui tram o sui marciapiedi, ma soprattutto all'interno di un'azienda che lavora, che dà da mangiare a 10 persone. Quindi il primo passaggio dovrebbe essere anche quello, cioè non è che il dipendente non debba fare assolutamente nulla e arrivare lì e dire ditemi voi se sono malato. No, c'è anche tutto quell'aspetto lì. Poi mi chiedono se quanto hai esposto, per il, diciamo, se quanto hai esposto per i dipendenti possiamo desumere non valga per gli anonimi avventori di superficie commerciali. Ma in realtà, se non ricordo male, perché poi, ripeto, dicevo prima, no, delle 13 costituzioni da doversi leggere, o che ci siamo dovuti leggere da qua, dall'inizio del Covid a oggi, e voi sapete tutti che mi sembra o stanotte o domani, a domani notte, verrà emesso un altro decreto legge in cui si prevederanno tutta una serie di cose, anche queste legate al Covid, quindi dovremo leggere ancora. Ma se non erro, nell'ultimo, poi tutti a memoria non li so, nell'ultimo provvedimento della Regione Lombardia mi pare proprio che ci sia scritto che i negozi devono accertarsi che gli avventori non abbiano febbre. Quindi in parte c'è già questo provvedimento. Poi mi chiedono, in merito alla rilevazione della temperatura corporea, non è sufficiente l'accordo con la RSU e che questo sia pubblicato nella bacheca aziendale? Dipende da che tipo d'accordo, sì, sicuramente le rappresentanze, quello che dicevo io prima, cioè il coinvolgimento dei sindacati è importante, lo dicevo in maniera, come dire, anche positiva, cioè in maniera tale che il datore di lavoro abbia anche un soggetto con il quale interloquire per decidere i vari passaggi. Quindi sicuramente ci sono delle rappresentanze sindacali delle singole, anche soprattutto in aziende più piccole, ben venga avere il C'era una coinvolgimento. seconda parte a questa domanda che è arrivata in seguito. Intendo dire, quando si misura la febbre a chi entra in un supermercato? C'è una persona, immagino. Beh, lì, ripeto, io non ho approfondito quell'aspetto legato. Lì già più, forse è già più facile nella misura in cui arrivo io e non penso che il dirigente, il direttore dell'Esselunga qui vicino a casa mia sappia che mi chiamo Mario Dusi, dove abito e tutto il resto. Quindi lì forse sulla privacy sarei un pochettino più sereno da quel punto di vista. Ok, poi abbiamo una domanda in ambito di GDPR, se mi chiedono se in ambito GDPR i decreti del governo prevedono sanzioni ulteriori a quelle già previste dal GDPR stesso per un Non mi... trattamento dei dati non corretto? No, non mi pare. Se non ricordo male, no. Nello Stato, no. Sono arrivate un sacco di domande su questo argomento. Fantastico. Poi mi chiedono se l'attività con il termoscanner non comporta la registrazione del dato, impatta comunque per il GDPR, questo abbiamo già risposto. E, fanno un esempio, accordo sindacale per la misurazione, se c'è febbre non registro la febbre come dato, ma invito il personale a tornare a casa. Sì, sono tutte, allora, benissimo, sono tutte panacee interessanti. Okay. Mi chiedono se è legale firmare una dichiarazione del tipo quando si accede in banca per effettuare un'operazione. Sì, un po' che non vado in banca, quindi non so cosa si firma per entrare in banca, però magari cioè, bisogna firmare una dichiarazione di stare bene. La risposta potrebbe essere, penso di sì, nel senso che non so cosa abbiano scritto le banche. Teniamo conto che i soggetti maggiormente tutelati allora, in questa situazione, i soggetti che verranno maggiormente tutelati, che lo sono adesso e lo saranno anche in futuro, saranno sicuramente tutto l'apparato sanitario, quindi i famosi medici, infermieri, ospedali, eccetera, strutture sanitarie, le banche, le assicurazioni, quelle che devono per forza rimanere aperte, e ovviamente, diciamo prima, i vari Esselunga, supermercati, Okay. vari. Poi mi chiedono se i lavoratori sono stati regolarmente istruiti, ma il lavoratore non intende sottoporsi alla rilevazione. È opportuno consentirgli di non accedere al nuovo di lavoro e quindi mandarlo a casa?
Sì, secondo me sì. Cioè, lì è la scelta del datore di lavoro, anche perché prevale l'importanza della tutela del diritto alla salute anche dei suoi colleghi rispetto alla sua volontà di entrare. Per me. Allora, poi mi dicono. Ecco, vedi che mi ricordavo bene l'ordinanza della Regione Lombardia. Grazie a chi è che l'ha mandato, Massimiliano D'Amico. Sì, ho visto. Poi c'hanno ancora due domande, poi direi che possiamo passare al prossimo argomento. Sono due domande. Ah, una l'ho vista io prima. Allora, l'aggiornamento del DVR può farsi anche ora? L'epidemia è già in corso? Sì, secondo me sì, meglio farla adesso che non farla, giusto per capirci. E per quanto riguarda i lavoratori dovranno avere un domani o anche oggi una formazione in tema di epidemia? Sì, assolutamente sì. Okay. Poi c'è un'altra domanda, ma in caso di rifiuto di contratto da parte del dipendente, l'autore di lavoro è quindi autorizzato a metterlo in ferie forzate e cassa integrazione laddove attivata? Scusami, Prima abbiamo detto lo posso mandare a casa e questa è la conseguenza di quella risposta. sì, e può anche scrutinizzarlo sulla pubblica piazza. Allora, sì, secondo me sì, adesso non è che sia magari automatico il meccanismo del allora ti metto in ferie forzate, ti metto in questo, ti metto in quell'altro. Bisogna vedere. Sul tema delle ferie forzate c'è tutto un altro capitolo che si apre, sul quale anche leggeremo, secondo me, a breve qualche cosa, perché cioè, no, prima si pensava che la tematica durasse qualche settimana e quindi si sapeva che in molte aziende dipendenti avevano ancora delle ferie arretrate o dei permessi. Mentre adesso si vede che la durata è molto più ampia, allora quindi su questo tema bisognerà per forza far mente locale, capire come e che cosa poter imporre. Di fatto, in un primissimo periodo si era detto assolutamente il datore di lavoro non può imporre le vacanze, perché poi toglie il diritto al dipendente a farsi le vacanze d'agosto. Ora la situazione è un po' cambiata, anche perché probabilmente, se Dio vuole, e se dovessimo riuscire ad agosto, mi sa che di vacanze non ne faremo molte, nessuno, perché sarà il momento esatto in cui bisognerà cercare di ridare una bella energia a tutto questo mercato, e quindi di vacanze davvero difficile. Mi chiedono se l'imprenditore che decide in proprio di chiudere, cessare ogni attività, quindi proprio, quindi al di fuori, diciamo, anche se era nelle attività, diciamo, aperte, nella lista Ateco dei codici delle Sì. attività, lasciando quindi a casa di fatto i dipendenti, potrebbe subire un'azione da parte del dipendente che invece richiede di recarsi in ufficio? Secondo me no. Secondo me no, perché comunque la scelta imprenditoriale è in capo al datore di lavoro. Dopodiché non è che il datore di lavoro possa, voi sapete benissimo che ad esempio è vietato adesso per 60 giorni qualsiasi tipo di licenziamento legato a giustificato motivo oggettivo. Quindi non è che il datore di lavoro dica io chiudo, arrivederci, grazie. Se viceversa l'imprenditore dovesse dire io ho già con l'acqua alla gola, questo Covid mi ha messo mi ha distrutto completamente, e quindi io decido che quando riapriranno i tribunali farò istanza di liquidazione o di fallimento, il dipendente non può assolutamente interferire. Ma questo per dire che se il datore di lavoro dice io, per maggior sicurezza di tutti, pur essendo un codice Ateco, eccetera, decido di star chiuso, non è che dice ai dipendenti non ti pagano, non faccio niente, gli darà quello che gli deve dare, che sia nella forma delle ferie forzate o in qualsiasi altro modo. Poi ci si potrà discutere e il dipendente potrà eventualmente impugnare la forma di corrispettivo che lui ha ricevuto, ma non può di certo interferire sulla scelta imprenditoriale. Ok, per essere proprio l'ultima, poi passiamo all'argomento dopo. Mi chiedono se il datore di lavoro può imporre di cedere le ferie a colleghi a cui è stato imposto di farle. Cioè, uno che ha un botto di ferie le regala agli altri? Allora, non mi è mai capitato, francamente. La vedo difficile, la vedo un po' difficile. Così, a naso la vedo difficile, si può approfondire, ma la vedo un po' difficile. Ok. Grazie a tutti per le domande. Mario, vuoi proseguire? Grazie. Allora.
Cerchiamo di arrivare a alcuni esempi pratici. In maniera tale che anche voi possiate avere un po' di spunti, di idee, di aspetti sui quali anche ragionare. Allora, il tema principale, lo sappiamo tutti, sarà quello legato alle strutture sanitarie e quindi alla responsabilità dei medici. Purtroppo in queste settimane si è sentito spesso parlare di tantissime cose, tra cui il fatto che i medici dovranno decidere chi lasciare vivere e chi lasciare morire, o meglio chi su chi intervenire e chi dare per spacciato, medici che fanno delle cose, medici o infermieri che trattano male i malati, viene in mente l'esempio delle RSA. Come sapete che purtroppo anche a Milano mi sono già capitati almeno due o tre casi di amici o clienti che hanno genitori nell'RSA e per 4, 5, 6 giorni non hanno avuto nessun tipo di informazione. Ho avuto un amico che addirittura mi ha chiesto se poteva fare una denuncia nei confronti dell'azienda dell'RSA per almeno avere informazioni. Quindi non è facile. Ora, su questo aspetto sappiamo, perché da parecchio tempo se ne parla, che il governo, penso qui senza grosse difficoltà per farlo poi accettare dal resto dell'emiciclo parlamentare, promulgherà sicuramente una norma che limiterà il rischio responsabilità di tutto quel settore sanitario, quindi medici, infermieri, strutture sanitarie, lettighieri, tutto quello che vogliamo, a casi di dolo specifico. Ovviamente anche della colpa grave, perché è inevitabile, però sarà proprio una vera e propria scelta legislativa per limitare al massimo il rischio. Tanto più che tutto quello che noi abbiamo detto precedentemente in tema di rischio e responsabilità del datore di lavoro sui propri dipendenti, lo abbiamo per ora quasi esclusivamente coniugato sulle classiche aziende produttive, ma anche gli ospedali, anche i privati, le varie strutture sono delle aziende. Quindi qual è il rischio e responsabilità di un amministratore di un ospedale privato con tutti i medici che vengono esposti ogni giorno a quella maledetta malattia? Sono tematiche abbastanza difficili. Sicuramente qui va fatta un'assoluta distinzione fra rischio professionale diretto e indiretto. Quindi il tema della responsabilità sicuramente sulle strutture sanitarie nel rapporto fra struttura e medici sarà molto molto importante. Mentre per quanto riguarda l'esterno, come dicevo prima, ci sarà questa norma. Quindi è sicuramente un po', potrebbe essere fuorviante, un po' anche inutile parlare ora di questi tipi di responsabilità, però è chiaro che all'interno di quelle strutture ci saranno comunque tanti casi. Cioè, dato di fatto che, questo lo sottolineo, che il governo emetterà probabilmente a breve una norma specifica sul tipo di responsabilità che possono correre questi, diciamo, tutti gli operatori sanitari, non vuol dire che non ci possa far causa. Questo lo sappiamo. Quindi, se uno vanta forti dubbi che il nonno sia stato lasciato morire, piuttosto che il padre nell'RSA non è stato trattato bene, sono stati tolti, che ne so, i cellulari, come mi hanno detto in alcuni casi, addirittura a Milano. Sottratti i cellulari perché gli anziani non chiamassero casa, perché poi non si aveva tempo diciamo, la struttura non riusciva a stare dietro questi signori, eccetera. E sappiamo benissimo che le cause ci saranno. Quindi con quella norma promulganda sicuramente si limiterà il problema, ma questo non vuol dire che non ci saranno delle cause. Quindi chiunque di voi abbia fra i propri assistiti, fra i propri clienti, aziende di quel mondo lì, sicuramente avrà un sacco da fare. Tra l'altro, un tema importante è il famoso tema dell'infortunio sul lavoro, o meglio in itinere. Questo è un caso specifico. Allora, noi sappiamo che l'INAIL, l'assicurazione obbligatoria,
copre tutti gli incidenti che avvengono per cause violente in occasione di lavoro. Allora, nella causa violenta è pacificamente ricompreso tutto quello che può avere a che fare con appunto una causa provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti. Quindi è chiaro che qualsiasi aggressione dall'esterno che danneggi l'integrità, come dire, psicofisica del lavoratore è un infortunio, comporta un infortunio sul lavoro. In data 17 marzo, con una nota dell'INAIL, la numero 3675, sono stati fatti chiarimenti, dati chiarimenti appunto in tema di malattia Covid contratta dagli operatori sanitari, ed è stato sostanzialmente detto che per quanto riguarda sia le strutture sanitarie pubbliche che quelle private, scusate, l'INAIL assicura, scusate, l'INAIL assicura tutti i casi in cui sia stata accertata l'origine professionale del contagio avvenuta nell'ambiente di lavoro o per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale si ipotizza anche sostanzialmente il viaggio per andare a svolgere l'attività, quindi anche l'iter che si ha da casa al luogo di lavoro. E dalle parole, la primissima interpretazione data dal testo dell'INAIL era sostanzialmente quella di individuare quasi una presunzione immediata di responsabilità, quindi di intervento obbligatorio dell'INAIL. Non è così chiaro, per alcuni invece l'interpretazione è quella che non si può fare tutta l'erba un fascio e dire che comunque tu l'hai presa ed è quindi riconducibile al datore di lavoro, al luogo di lavoro e quindi al datore di lavoro. Comunque resta l'obbligo di provare un nesso di causalità. Chiaro che questa circolare dell'INAIL, nota dell'INAIL, aiuta molto chi ha subito il coronavirus. Aiuta un po' meno i datori di lavoro, perché voi sapete che quando vi è un incidente, automaticamente l'INAIL aumenta il costo, e quindi anche di parecchie volte, quindi moltiplica per 2, per 3, per 4, per 5, e l'azienda si ritrova l'anno successivo a pagare importi molto più alti, perché si è elevato anche il grado di rischio e di responsabilità, quindi in tema di infortuni sul lavoro. Però il tema del nesso di causalità sarà sicuramente un tema importante. Noi l'abbiamo avuto in una causa proprio contro l'INAIL, un po' di tempo fa, dove appunto si diceva che un dipendente che oramai era uscito perché era andato in pensione, pensate, 16 anni prima, purtroppo ha avuto un cancro da asbesto, e siccome l'azienda faceva costruzioni, l'INAIL, senza peraltro neanche interpellare prima l'azienda, è immediatamente intervenuta aumentando di parecchi importi, parecchi zeri, l'obbligo di pagamento da parte dell'azienda, e niente, noi abbiamo molto lottato sull'esistenza del nesso di causalità e siamo riusciti a vincere, perché appunto, devo dire in maniera molto onesta, un perito, un CTU ha detto al giudice del lavoro che non trovava l'elemento del nesso di causalità da potersi ricondurre direttamente all'attività dell'azienda. Quindi questo aspetto ci sarà. Ripeto, dipenderà dall'interpretazione di questa nota. Mi permetto di far notare a tutti, quando andiamo a parlare dei vari provvedimenti, ricordiamoci, perché questo sarà sicuramente un combattimento notevole nelle aule di giustizia quando finirà tutto questo disastro, ricordiamoci della gerarchia delle fonti, cioè la nota dell'INAIL è più importante o meno importante del provvedimento, della circolare del Ministero? E ancora, il circolare del Ministero è più importante o meno importante dell'ordinanza regionale della Lombardia? Anche su questi aspetti ci sarà molto da combattere, e quindi sarà necessario, come dire, avere dei team di avvocati, quando le cause ci saranno, che possono in qualche modo aiutare a seconda di vari punti di vista.
Quindi abbiamo parlato dell'esempio dell'INAIL, abbiamo parlato dell'esempio dei medici, abbiamo parlato in realtà anche già prima di altri temi legati per esempio all'esistenza e all'esistenza delle mascherine, all'uso mancato dei guanti, alla lontananza di 1 metro, però ecco, questo direi per chi ha voglia e tempo di farlo, veramente di sedersi a tavolino e cominciare a pensare per esempio alla propria struttura e capire quali cose possono cambiare e quali non. Per esempio, mi viene in mente, abbiamo avuto un caso di una segretaria che faceva sia la centralinista che tutta la parte amministrativa. Doveva andare a lavorare? Era obbligata? Per l'imprenditore sì, perché sapete benissimo tutti che fra i vari provvedimenti che ci sono stati recentemente in tema di tasse, peccato che lo Stato non abbia detto che le fatture a fine mese non debbano essere emesse e possono slittare. Quindi le aziende, entro quelle che hanno ricevuto i pagamenti, o i professionisti che hanno ricevuto i pagamenti, o tutti coloro i quali devono emettere una fattura, devono, entro i famosi 12 giorni dal ricevimento del bonifico, emettere il documento e inoltrarlo tramite la famosa fatturazione elettronica, il famoso SDI. L'imprenditore non aveva, stiamo parlando di una classica SRL, anche abbastanza organizzata, ma comunque l'imprenditore non aveva più per l'idea di come mettere le mani al computer per mettere le fatture con l'SDI e ha dovuto obbligare la segretaria a prendere il suo bel pullman e andare, tram e pullman, e andare in azienda. Su questo abbiamo avuto una piccola disquisizione, ma poi la necessità era anche quella. Certo, ha dovuto organizzare, e questo era appunto lo spunto che volevo darvi, organizzare l'attività della segretaria in maniera tale che stesse da sola in una stanza dove normalmente lavoravano in quattro e quindi quelle 2 giornate che ha lavorato fosse completamente isolata da sola con le sue mascherine e i suoi guanti senza nessuno neanche a più di 1 metro di distanza. Questo per capire gli esempi. L'altro tema che viene un po' sottovalutato è quello dell'accesso dei terzi in azienda. Quindi il fornitore, l'appaltatore, le cooperative. Abbiamo dei clienti che fanno logistica, che organizzano tutta la parte legata alla logistica, ma che dal punto di vista materiale, quello che è l'ingresso di merce, l'organizzazione della merce e poi la riuscita della merce per poterla fare proseguire, viene fatta da parte di cooperative. Allora la domanda è, benissimo, il datore di lavoro che ha questi terzi che svolgono determinate attività, anche, ripeto, l'azienda di costruzione che si fa aiutare da subappaltatori. Il datore di lavoro deve intervenire nel verificare anche la situazione dei dipendenti dell'altra società, cioè della terza che interviene? Risposta: sì. C'è questo aspetto è molto chiaro, vi è un vero e proprio obbligo di verificare, di mettere tutti i propri dipendenti, i propri clienti nelle migliori condizioni di salute. Quindi se abbiamo un terzo non si può, l'amministratore non può limitarsi a dire vabbè, quelli sono un'altra società, io non devo intervenire. No, perché lì rischia la responsabilità, assolutamente. E ancora facciamo un piccolo passo avanti. Benissimo, stiamo parlando del Covid di oggi, stiamo parlando dei rischi immediati, sappiamo che avranno un riflesso futuro, ma per quanto attiene la riapertura, che stiamo tutti aspettando con grande interesse per capire più o meno la data, quando potremo ricominciare, cosa si farà? Cosa deve fare un imprenditore? Ecco, qua interviene un altro aspetto. A nostro modo di vedere, fatto tesoro di questa prima modalità di reazione che c'è stata in base al Covid, l'imprenditore deve veramente mettersi lì con i suoi due o tre più fidati aiutanti nel settore appunto, della sicurezza piuttosto che di altri vari settori e anche, secondo me, con i rappresentanti sindacali a fare un risk assessment e cercare di capire come riaprire nella migliore delle condizioni per evitare che poi il Covid possa avere degli ulteriori impatti. Su questo esiste un protocollo del 14 marzo del 2020, che è il protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che è stato emanato, in cui si dice
cosa fare nel periodo, ma soprattutto si dice che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Quindi l'obiettivo primario è coniugare quello di cui stiamo parlando ormai da un'oretta, la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro e con le modalità lavorative. Qui un grosso ruolo lo giocano le parti sociali, quindi noi sindacati, e varrebbe la pena per aziende un po' più grandi, magari quelle piccole hanno un po' meno problemi perché sono meno personale, quindi è più facile anche accordarsi, ma per le grandi sicuramente questo protocollo giocherà un grosso ruolo per. Mario, chiedono se puoi ripetere il numero di protocollo. Non è un numero, è una data, 14 marzo 2020. Il protocollo di chi? Protocollo condiviso tra le parti sociali. È un protocollo che è stato fatto, è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, Ministro del Lavoro, delle Politiche Sociali, Ministro dello Sviluppo Economico del Ministro, e Ministero della Salute, che ha promosso l'incontro tra le parti sociali. Quindi, comunque, se voi digitate protocollo 14.3 parti sociali, lo trovate sicuramente. E lì ci sono dei suggerimenti molto importanti. Questo per farvi capire quali e quante sono le situazioni ad oggi di cui l'amministratore deve tener conto. E adesso lascio la parola a te, Matteo. Ok, ci sono un po' di domande. Sono andati un po'. A qualcuno ho risposto io direttamente in chat perché hanno fatto alcune precisazioni che relativamente alla questione email, ma ho risposto io direttamente in chat. E comunque la estendo a tutti. Qualcuno mi ha chiesto se il caso di infortunio sul lavoro previsto dall'INAIL è riferito solo al personale sanitario. Io ho risposto a queste persone indicando cosa dice il comma 2 dell'articolo 42 del decreto 17 marzo del 2020, che non lo limita al personale sanitario, ma in realtà è per tutti. Quindi la questione del personale sanitario è finita sui giornali solo per una questione, diciamo, di cassa di risonanza, ma il tema dell'infortunio sul lavoro, quindi l'infezione da Covid di un dipendente contratto sul luogo di lavoro, qualsiasi esso sia, che sia sanitario, produttivo o commerciale, viene equiparato all'infortunio. Non è malattia professionale. Questo lo dice l'articolo 42,2 del decreto legislativo 17 marzo 2020. Il Questo 18-20-20. 18-2020, scusate. Ok. Poi c'era una domanda, diceva, questa è una domanda a cui posso rispondere io, se un'azienda sottoscrive una polizza di tutela legale coperta per eventi antecedenti a sottoscrizione della stessa, in ambito di Covid abbiamo proprio fatto una deroga a questo punto, ma poi approfondirà, diciamo, direttamente l'account che segue l'intermediario che ha fatto questa domanda. Poi mi chiedono se una valutazione sulla legittimità di un'autocertificazione nella parte in cui impone di dichiarare al soggetto l'assenza di malattia da Covid in assenza di obbligo da parte del governo della regione circa l'effettuazione di massiva di un test. Sì, domanda interessante, ma de iure condendo, nel senso che voi sapete che è stata depositata presso la Procura Generale di Roma una denuncia penale nei confronti dell'attuale Presidente del Consiglio, nonché del Ministro della Salute, mi sembra forse qualche altro Ministro, non ricordo se quello degli interni, perché dicono questi due avvocati, che evidentemente non sapevano cosa fare in queste settimane, hanno denunciato appunto il governo dicendo che ha mal gestito e quindi che una marea di morti sono dovuti a una mal gestione da parte dei politici. La domanda è raffinata sicuramente, ma allo stato attuale questo è, cioè se uno esce e dichiara, guarda, io allo stato io so che non ho la febbre, però non ti so dire se ce l'ho perché non posso fare il test che tu non mi stai dando, caro Stato. Giusto l'affermazione che sottolinea la contraddittorietà di questa intesa, ma di fatto no, in questo momento non c'è soluzione su questo aspetto. Ok, allora poi mi chiedono se il personale delle pulizie arriva quando l'azienda è vuota, il datore di lavoro deve operare una qualche verifica? Allora, in via logica, secondo me sì, perché
che poi non possa, che poi sia difficile che accada, è altrettanto vero. Anche perché uno degli obblighi che io non ho sottolineato, non ho menzionato, ma che c'è nell'ambito del Covid, sappiamo benissimo che è quello della sanificazione. Cioè, il datore di lavoro deve preoccuparsi che gli ambienti di lavoro vengano particolarmente, precisamente sanificati proprio per consentire ai dipendenti che vengono di lavorare in un ambiente che già di per sé è abbastanza in ordine. Secondo me, in quel caso è un problema legato al fatto che si decide di affidare di chi fa questi lavori. E come dire, e capire se che questi vengono solo quando stanno bene. Tutto non si può controllare, su questo non c'è dubbio. Dubito anche che un dipendente o un esterno, chiunque, possa dimostrare che siccome il signore che è venuto a fare, o la signora che è venuta a fare le pulizie, aveva 39 di febbre, non l'ha detto a nessuno, ha lasciato una traccia di Covid sulle scrivanie che in realtà doveva sanificare ed ha portato la malattia a tutti. Poi Possiamo vedere. mi chiedono se non vengono trovate mascherine certificate per da dare ai dipendenti, quindi il datore di lavoro non le trova. Se ne possono utilizzare altre o questo aumenta dei rischi per il datore di lavoro? Allora, secondo me non aumenta i rischi sulla base del dato di fatto che queste mascherine non ci sono. Non so se avete letto in questi giorni, forse io l'altro ieri, è stato annunciato in pompa magna che le farmacie milanesi adesso avranno non so quante migliaia di mascherine da consegnare gratuitamente. Ripeto, stamattina ho fatto un accesso proprio nella mia farmacia qui di zona, la quale mi ha detto: tutte balle, in realtà in Lombardia ci daranno probabilmente 60-70 mascherine a fine settimana che andranno immediatamente via per tutti quelli che sono gli anziani. Quindi questa grossa massa di mascherine che adesso dovrebbero arrivare a stragrande tutela di tutta la popolazione è abbastanza poco plausibile. Quindi sì, se vogliamo torniamo al famoso discorso che abbiamo sempre fatto, differenza tra forma e sostanza. Anche perché di nuovo l'ordinanza che diciamo prima regionale dice copritevi comunque la faccia con qualsiasi mezzo possibile e immaginabile. Quindi se riusciamo a dare comunque ai dipendenti o qualcosa che eviti il famoso droplet, ben venga. Poi mi chiedono se bisogna tenere in considerazione anche le azioni di prevenzione intraprese da somministratori di lavoro interinale. Allora, sì, la risposta formale è sì. Mi farebbe piacere sapere chi in questo momento di estrema crisi, che non riesce ad andare a lavorare ai propri dipendenti, trovi degli interinali, avendo aziende interinali aperte. Insomma. Poi questa, Mario, è una domanda da 1 milione di dollari, Li dividiamo. li dividiamo, perché dicono, se ci fosse un solo dipendente che si ammala, come può provare ad averlo contratto sul lavoro? Sì, ma questo è il tema che dicevo io prima, cioè il tema del nesso di causalità. Allora, al netto di quella nota dell'email e comunque della norma che tu stesso hai menzionato prima, sicuramente ci saranno tutta una serie di diatribe su questo, indipendente da, ah, ma io l'ho contratto in azienda, dimostrano. Nel frattempo fa causa, però. Poi Eh sì, no, sicuramente. Sicuramente. mi chiedono, ok. L'attuale impostazione, per quanto provvisoria, sembra esporre datori di lavoro anche ad importanti azioni di regresso da parte dell'INAIL. Esempio, morte del dipendente del Covid, liquidazione da parte dell'istituto, possibili azioni di regresso perché il datore di lavoro non aveva posto in essere le azioni necessarie. Sì. Quindi comunque c'è un rischio di rivalse nei confronti delle aziende abbastanza grosso. Quindi. Direi di sì. Se non torniamo al discorso della prova. Se io provo di aver fatto tutto, poi è difficile. E lì ci giocherà di nuovo tutto sul nesso di causalità. Poi mi chiedono, ma la sanificazione dei luoghi di lavoro, diciamo, a uso del dipendente, tipo scrivanie, tastiere, eccetera, cioè quelle che usa il dipendente stesso, le dotazioni,
Possono essere fatte dal lavoratore stesso ogni mattina? Non penso che nessuno lo picchi se lo fa, nel senso che la norma prevede che lo faccia già il datore di lavoro per aiutarli, perché è quello che mette a disposizione dei dipendenti tutti i mezzi per poter fare la propria attività. Se in più il lavoratore stesso poi si porta dietro, se lo trova, l'alcol o quant'altro per pulire una seconda volta, ben venga. Poi sempre in merito alla sanificazione mi chiedono se il fatto che il datore di lavoro utilizza, diciamo, soggetti terzi, quindi personale specializzato, questo può essere visto come un esimente di responsabilità. Sì, sicuramente sì. Si dà per scontato che le società che fanno le pulizie siano specializzate nel fare questa attività. Quando si chiede sanificazione ci si augura che lo facciamo bene. Lo si Ok, dimostra, bisogna dimostrare quante volte è venuto, quello sì. stavo vedendo un po' di domande, sono arrivate veramente tante, quindi le sto leggendo man mano, sì, selezionando, leggendo man mano che arrivano, perché alcune sono anche le stesse. Mi chiedono, ipotizzando che il 2 maggio le attività commerciali adesso chiuse possono riaprire gradualmente, in mancanza di mascherine, a chi si può imputare il mancato guadagno? Interessante questo. Non ne ho idea. Nel senso che di certo non penso che le aziende possano fare, sì, si potrebbe ipotizzare di fare un qualche cosa contro lo Stato, contro il Ministero della Salute che non ti fa avere le mascherine. Mi sa che avremo altri problemi e le aziende avranno altri problemi rispetto al fatto di ipotizzare il mancato guadagno. D'altra parte, qualche cosa in questi termini, evidentemente il governo aveva già subodorato, tanto che adesso sta facendo grandi proclami relativamente appunto all'arrivo di queste mascherine. Dopodiché nulla vieta di poter far caso allo Stato, Sì, poi mi facevano una domanda che era connessa prima al comparto sanitario, questa è rimasta un po' indietro prima, relativamente alle strutture sanitarie private. Mi chiedono, siccome nelle strutture sanitarie private vige comunque sempre l'obbligo della responsabilità civile o del reciproco pagare per i medici, l'eventuale RSA o clinica privata rischia in ambito di responsabilità in una situazione come questa qui del Covid? In che senso rischia? La Nel responsabilità senso. la rischiamo tutti dalla mattina, non ci svegliamo, la sera non andiamo a dormire. Il tema legato alla esenzione della norma che dicevo, che preannunciavo, che è un po' che preannunciano, che verrà emessa, probabilmente riguarderà tutti i medici, perché se riguardasse solamente i medici pubblici, non quelli privati, verrebbe fuori una rivoluzione. Quindi i rischi di responsabilità sono quelli ordinari, fatto salvo questa norma che arriverà, che in qualche modo dovrebbe limitare, poi vedremo come, dolo, colpa gravissima o quant'altro. E quello varrà secondo me per tutti, però stiamo parlando di una norma che ancora non è stata promulgata. Mi chiedono se esiste un obbligo in merito alle sanificazioni da fare in un'area d'uso ufficio o amministrazione. Sì, no, la sanificazione è da fare Ma di ovunque. quante? Ah, il numero? Mi pare che la norma dica esattamente quante. C'è scritto che deve preoccuparsi per una corretta sanificazione, quindi ogni datore di lavoro decide. Poi mi chiedono, in mancanza di risposta da parte del medico dei lavoratori, chi può decidere se i dipendenti con altre patologie possono rientrare sul luogo di lavoro? Nessuno. Perfetto. Perché insomma, noi stiamo parlando di tutta una serie di fattispecie legate ad una situazione assolutamente eccezionale, gravissima ed eccezionale, che non limita e non toglie assolutamente tutte quelle che sono le norme ordinarie. Piccolo particolare, io sono uscito in 3 settimane casualmente, solo una mattina alle 7:15 a parlare con il mio medico di base, per una stupidata peraltro, ma sono riuscito a stare al telefono dei 30 e 35 secondi, dopodiché mi ha detto metto giù perché mi chiamano da adesso, stasera alle 11 sono al telefono, quindi sicuramente è difficilissimo trovare poi chi realizza eventuali comportamenti che devono essere tenuti comunque perché le altre norme continuano a valere, sicuramente sarà difficilissimo.
Ok, sempre in ambito di sanificazioni, mi chiedono, questo è tipo un esempio. Sto eseguendo una sanificazione settimanale dello stabilimento e la società che lo esegue nelle 24 ore emette la certificazione dell'avvenuta prestazione. Sarebbe opportuno considerare a tutti di richiedere a tutela dell'azienda la certificazione? Anche questo Ovviamente viene sì. visto come esimente, chiaramente. Ovviamente sì, nel senso che questo forse, scusate, l'ho dato forse per banalmente presupposto, ho sbagliato. Stiamo parlando di tutta una serie di cose e deve sempre, no, per chi ha partecipato ai vari workshop, ora non lo sa perché lo dico sempre, lo ripeto, bisogna sempre pensare alla prova che si dovrà fornire dopo. Per tutto, quante sanificazioni hai fatto, certificazione, quanta formazione hai fatto, certificazione, quanti DPI hai cercato di comprare, mail con la richiesta, cosa di comprare, non c'è risposta, non ce ne sono. Tutto quello che c'è da provare, tenetelo. Dite ai vostri clienti, imprenditori, tenete tutto dalla A alla Z. E scrivete tutto. Un'assicurazione contro la contrazione della infezione può proteggere contro la rivalsa? Non so se ne esistono, ma mi sembra un po' strano. Se ce ne sono, dipende da come è concepita. Poi mi Qui, chiedono qui si apre, ancora. scusatemi, qui si apre tutto un tema che è molto importante, che è tutto quello della dichiarazione o meno di forza maggiore di cui abbiamo parlato l'altra volta, o meglio di pandemia, o meglio di che effetti questo possa avere. Qui si aprirà un capitolo enorme. Tutti i contratti in materia e quindi anche sulle responsabilità, allo Stato non lo sappiamo. Se l'RSVP esterno non è disponibile a rivedere subito il DVR, la richiesta del datore di lavoro scritta può mitigare la sua responsabilità? Quello che si può avere per iscritto dicendo io ho fatto il mio, deve farlo qualcun altro, a quel punto la palla è nel suo giardino. Ok. Allora io ho un'ultima parte. Direi che non ci sono altre domande, quindi siamo andati un po' lunghi, così poi Andate un vediamo. po' lunghi, ma io ve la faccio brevissima. Ho un'ultima parte che volevo fosse un po' per tutti, così, di futuro, di voglia di futuro e di attenzione al futuro. Il futuro si chiama smart working. Noi come studio ci abbiamo pensato molto, siamo sicuri che il rientro nelle nostre attività dopo questa emergenza cambierà completamente il modo di lavorare. Oggi lo smart working c'è perché una legge ha dichiarato che fino a, se non ricordo male, fine luglio, le aziende possono fare smart working senza particolari tematiche. Ora, visto che voi avete l'accesso diretto agli amministratori, alle aziende, toccate questo argomento se potete, perché devono già ragionare sul futuro. Ma cosa vuol dire smart working? Vuol dire che se oggi esiste una legge per farlo e domani questa legge finirà, o meglio la sua validità, la sua applicazione finirà, e quindi bisognerà pensare a un'altra modalità, ad impostare lo smart working in maniera diversa. Lo smart working comporta dei vantaggi, sicuramente, perché sappiamo benissimo che ci sono dei vantaggi legati all'attività. Banalmente, ad oggi. Perché cosa succede? Succede che sappiamo benissimo che le aziende si renderanno conto di quante attività sono riusciti a far fare ai dipendenti da casa, cosa hanno fatto? Hanno risparmiato luce, perché se il computer lo attacca alla sua di rete, hanno risparmiato di telefono, hanno risparmiato di caffè, hanno risparmiato di un sacco di altre cose. E di fatto il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici è migliorato apparentemente. A parte quelli che tireranno i piatti in casa con le mogli e con i mariti. Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in futuro bisognerà prepararsi allo smart working, che non è una cosa semplicissima, attenzione. Noi stiamo organizzando come Dusi Law un team che si occuperà esclusivamente di contratti di smart working per il futuro, perché è un tema che coinvolge da un lato la modalità di lavoro, il controllo del lavoro, la tempistica del lavoro, la possibilità di controllo. Dall'altro coinvolgerà tutta la materia legata a quello che abbiamo detto prima, cioè alla privacy, all'accesso che deve essere fatto in un certo modo, alla
alla tematica legata al fatto che non vengano rubati dei dati aziendali, al fatto che brevetti piuttosto che prezzi, piuttosto che carte di credito non vengano in qualche modo tolte da un sistema, la classica DSL casalinga rispetto a un sistema aziendale molto più evoluto e molto più in sicurezza. Questo è un tema molto, molto importante che però servirà perché non è detto, ahimè, che questa benedetta malattia o maledetta malattia sparisca del tutto con il prossimo inverno. Quindi per chi vuole già ragionare sul futuro è importante che inizi già adesso a concepire il concetto dello smart working, anche perché in questo momento ci sono dei finanziamenti a livello regionale per poter aiutare a promuovere lo smart working. Quindi su questo le aziende devono sicuramente ragionare e a contrario potrebbe essere un rischio di responsabilità a questo punto dell'imprenditore in futuro. Perché? Perché oggi come oggi, a partire dal cos'è stato fine febbraio, primi di marzo, nessuno si aspettava questa ecatombe del coronavirus con il lockdown. Se dovesse andare, se dovessimo avere un periodo di tranquillità e poi corna facendo dovunque, dovesse tornare questa maledetta malattia, a quel punto l'imprenditore non potrà dire: ah, ma non era mai successo una novità. No, tu lo sapevi. Allora sì che ti devi essere già preparato perché affinché ogni tuo dipendente abbia in mano qualche cosa, possa lavorare qualora il governo nel giro di una settimana emettesse un provvedimento relativo a questa attività. E ripeto, in questo momento ci sono dei finanziamenti in tema. Ma questi aspetti sono importanti perché abbiamo tutta una serie di elementi che possono essere veramente utili. Non dimentichiamo ultimi tre cenni, altre cose che l'imprenditore deve sapere, ma a suo vantaggio. E quali sono? 1. L'articolo 55 del decreto 18-2020, che prevede delle misure di sostegno finanziario alle imprese quando una società ceda a titolo oneroso entro il 31 dicembre del 2020 crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti. Può trasformare in credito d'imposta le attività per le imposte anticipate riferite a vari componenti. E poi qui c'è tutto un tema. Questo cosa vuol dire? Caro imprenditore, sappi che quando si riaprirà l'attività, invece di perdere tempo, impiegare del tempo e del denaro a far fare dai tuoi avvocati il recupero crediti, vedi che tu puoi cedere il credito. E quando lo cedi hai anche un vantaggio fiscale. Ottieni della liquidità, ricominci a lavorare e ti dimentichi di tutta quella tematica. Questa è una cosa che i datori di lavoro, gli amministratori devono sapere. 2. Articolo 66. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19. Tutte le erogazioni in denaro e in natura fatte nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche, fondazioni, eccetera, per quanto riguarda il Covid, per quanto attiene queste erogazioni, spetta all'amministratore una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro. Non è pochissimo, non è tantissimo, ma l'imprenditore deve sapere che se dà, come tante aziende hanno fatto, dei danari per questa attività, ne ha di nuovo un vantaggio fiscale e deve assolutamente saperlo. Ultimo aspetto, articolo 71, menzione per la rinuncia alle sospensioni. Quelle aziende, quei contribuenti che non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dalla norma, effettuano i versamenti in maniera regolare e ne danno comunicazione al Ministero, vengono menzionati in maniera specifica, si parla addirittura di una menzione ipotetica sulla Gazzetta Ufficiale, per poter, come dire, elevare il grado di standing dell'azienda. Quindi quelle aziende che sono assolutamente ben calibrate, che hanno dei denari, che pagano le tasse, di fatto hanno la possibilità di essere menzionate per quello che stanno facendo. E direi che è abbastanza importante per quelle aziende, per quegli amministratori che comunque svolgono questa attività e poi hanno la facoltà di, appunto, di pagare le tasse in maniera precisa e corretta.
Volevo darvi questi tre aspetti perché sono positivi nell'ambito, cioè non impongono solo all'amministratore o alle aziende qualcosa, ma danno effettivamente un aspetto interessante e importante al fine di poter avvantaggiarsi anche in maniera corretta di questa situazione che sappiamo tutti non è assolutamente semplice. Oltre a darvi lo spunto che vi ho dato prima sullo smart working. Queste sono un po' le tematiche finali per guardare un po' al futuro. Guarda Mario, mi dicono che non si è sentito il penultimo articolo che hai citato prima, durante l'elenco che hai fatto adesso, poco fa. Hai citato una serie di articoli, hai detto che il penultimo non si è sentito. Allora, il primo è la 55 che riguarda le misure di sostegno finanziario alle imprese con la cessione dei crediti. Il secondo è il 66, incentivi fiscali per erogazioni liberali di denaro alle varie associazioni e enti che combattono contro il Covid. E l'ultimo è il 71 che è la menzione per la rinuncia alle sospensioni dettate per il pagamento delle tasse. Ok. Allora, ricordo a tutti, perché poi settimana scorsa è successo più volte, se avete domande, se avete qualche dubbio, sicuramente potete contattarmi. I miei dati, ormai penso che li abbiano veramente tutti. Il sito del mio studio è banalmente www.dusilo.eu e lì trovate una sezione specializzata speciale per quanto riguarda il Covid. Per chi vuole mi può seguire su LinkedIn, anche lì pubblico. In questo periodo, devo dire la verità, non ho pubblicato più sul Covid perché ormai lo fanno tutti, però insomma ogni tanto pubblico anche altre cose e come ben sapete sono a disposizione di tutti. Mario, un'ultima domanda proprio volante. Mi chiedono, proprio in riferimento allo smart working, anche diciamo in interesse, diciamo, anche soprattutto per chi ha magari dipendenti che sono a casa, la tutela del dipendente che lavora in smart working, in ambito anche di diciamo, infortunio sul lavoro, cose di questo tipo, e anche la questione invece delle polizze che l'azienda può aver fatto a tutela, diciamo, di se stessa nei confronti del dipendente, tipo l'RCO, ok? Oppure anche, diciamo, se ha fatto una polizza di infortuni in favore del dipendente, o anche una tutela legale stessa, diciamo, per i lavoratori smart working. Cosa cambia? Cosa cambia per l'azienda e cosa cambia per loro? Ma cambia tutto, cambia che, a parte che bisogna vedere evidentemente il wording di ogni singola polizza, ma cambia tutto, cambia già il dato di fatto che il rapporto immediato che c'è in un'azienda fra datore e dipendente è più semplice anche per quanto riguarda la parte di, chiamiamoli, ordini da impartire dal punto di vista operativo. Bisogna cambiare tutto, bisogna cambiare un contratto, bisogna andare a verificare i CCNL, ma anche questi cambieranno. Bisogna andare a verificare le polizze per capire come adattarle. Bisogna, ripeto, guardare tutta la parte legata al collegamento internet. È per quello che noi abbiamo fatto un team, un gruppo di lavoro esclusivamente su questo aspetto, perché sappiamo che ad oggi c'è una norma che dice si può fare, ma l'ha detto perché eravamo in una condizione di assoluta necessità. In futuro, chi avrà un pochettino di rifiuto dovrà sicuramente darsi da fare subito dopo la ripresa per utilizzare già questa possibilità ed avere subito l'alternativa pronta. E vuol dire mettere mano a tutto, dal contratto alla privacy, a come vengono forniti gli ordini, a quando ci deve essere disponibilità, a tutto e alle polizze, evidentemente. Va bene, allora non vedo altre domande. L'ultimo è arrivato sul gong. I voucher, che scadenza hanno adesso in questa situazione? Quali voucher? Perché ce ne sono migliaia. È una domanda generica, quindi non mi hanno fatto quella specifica. Quindi. A me viene in mente, allora, i voucher al lavoro, su questo mi sembra che non ci sia ancora una specifica indicazione. Hanno un po' di dubbi su come usufruirne o meno, se interrompere, poi ricominciare, dare un periodo, perché voi sapete che l'interruzione, fra virgolette, lavorativa e o di attività è stata fatta in alcuni settori, come può essere quello fiscale, come può essere quello dei processi, ma non è stato detto in maniera molto chiara come va a finire sui voucher. Quindi è assolutamente, che io sappia, in questo momento non è stata ancora risolta questa tematica. Poi di voucher ce ne saranno talmente tanti, quindi. Viene in mente Ok. l'agenzia di viaggio per dire.
Allora, direi che abbiamo concluso. Io ringrazio Mario, ringrazio per tutta l'esposizione. Ringrazio tutti i partecipanti, avete fatto un sacco di domande. Mi spiace se non sono riuscito a leggerle tutte, ma erano veramente, veramente tante. Comunque, abbiamo provato a registrare questo webinar e appena sarà pronto, diciamo, informeremo della avvenuta pubblicazione sul sito. Tutte le persone che hanno partecipato riceveranno un sondaggio. Possibilmente già nei prossimi giorni, magari già in giornata, su di quanto abbiamo parlato e vorremmo avere deciso un vostro riscontro. Vi anticipo anche che settimana prossima, non lunedì perché è festa di calendario, anche se saremo ancora tutti rinchiusi a casa, ma martedì, che quindi è il 14, sempre dalle 14:30 faremo un altro webinar che si chiamerà. Che sarà in ambito della 231, del decreto legislativo d'Ottobre del 2001, e se il Covid aumenta l'applicabilità della 231 e quindi i rischi per le persone giuridiche. Io vi ringrazio. Se avete poi volete un approfondimento, vi chiedo poi anche su questi argomenti, per i vari intermediari che hanno partecipato, di contattare anche i vostri account di riferimento. Poi, se volete fare domande anche dirette all'avvocato Dusi, l'avvocato Dusi è a vostra disposizione sicuramente. E vi ringrazio, spero di rivedervi lunedì prossimo per il prossimo Martedì. webinar. Martedì prossimo, martedì Martedì prossimo. prossimo, tutti sani e con voglia di ricominciare. Sì. Esattamente. Grazie mille, arrivederci a tutti. Ciao a tutti. Hurry up!